Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Oro Nuzlocke. Io sono Leone e siamo qui oggi per fare un po' di cose. Prima di tutto, guardiamo la mappetta e andiamo avanti. Probabilmente qua otterremo un altro membro della mia squadra. Forse. Perché qua c'è la possibilità di ottenere o Abra o Drowsy. Mi sono andato a guardare, sì, lo ammetto. E tutti e due sarebbero i Pokémon Psico, uno dei due, che potrei utilizzare per la squadra. Così rimarrebbe però solo spazio un Pokémon di tipo fuoco. Se prendo un Pokémon di tipo psico, è possibile che però, molto probabilmente, Shale in futuro venga eliminata. Però devo decidermi ancora. Nel frattempo andiamo avanti e vediamo un pochettino se ci capita subito la prima cattura. Ditto! Unexpected. Really unexpected. Vado? Scusate, adesso non sentirete per un attimo l'audio del gioco, però vi leggo in poche parole, vi leggo brevissimamente quanto è raro Ditto. Ha un 5% di possibilità di apparire qui. Mio Dio santo. E devo cambiare velocemente il Pokémon, perché questo qua ha un attacco che mi permette, che me lo potrebbe, cioè non uccidere, però dovrebbe darmi problemi. Ora, se credo incasinata la registrazione, quindi adesso interromperò un attimo. Non so se usarlo, Ditto. Vabbè, vedremo. Ok ragazzotti, bene, catturiamo Ditto. Non me lo aspettavo, sono sgomento. Letteralmente, sono sgomento. Aveva un 5% di possibilità di apparire qui. Lui e Jigglypuff, 5%. Wow. Bene. Zaino. Pokéball. Vai. Cavolo, lo chiamo io un Ditto? Non ho idea. Non ho sinceramente idea di come chiamare sto Ditto. È una cosa rarissima, non viene in squadra, ci ho pensato. Perché copiare un Pokémon dell'avversario non è una cosa così utile come avere un bel Pokémon. Ditto, devi entrare. Non hai tanta scelta. Sto pensando al nome, che è assolutamente complesso. È assolutamente complessa come cosa. Probabilmente ho dovuto anche oscurare un attimo il video, perché mentre stavo andando a guardare probabilmente si sarà implosa la registrazione. Comunque ho preso Ditto. Ditto mutante si può trasformare in qualsiasi cosa. Quando dorme si tramuta in pietra per evitare gli attacchi. Dà un soprannome a Ditto? Sì, devo. Beh ragazzotti, io gli do un soprannome a fra pochissimo. Bene ragazzi, mi è venuto in mente. No, non andare su file. Altra citazione volante. Ah, un gioco che... c'è un gioco. Ah, una serie di peccati capitali che ho già citato con un altro Pokémon capitale. Si capisce. Anche io che ci penso a... Envy, sì, ok. Envy. Anch'io che ci penso a come chiamare un personaggio mutaforma, cioè ovviamente Envy. Non entra in squadra, peccato assolutamente, perché preferivo un Drowsy, per dirvi, o un Abra, Drowsy era un 50%, Abra era un 10-20%, questo era un 5% insieme a Jigglypuff, non ci speravo, avrei preferito Jigglypuff, 10-0 proprio, però andiamo avanti. Alleniamoci. È qui che mi alleno. Davvero? Beh, Pokémon sono livello 10, abbastanza forti. Vai. Parte la sfida di Samuele Bullo. Samuele Bullo manda in campo Rattata. Sei forte, figliolo. Proprio allenamento l'hai fatto bene. Vai. Magnitudo, perché sì. Magnitudo 4, vabbè, un po' scalsetto, però. Già ci può stare, dai. Non fa tanti danni. Usa colpo coda, Shell è molto resistente, siamo a livelli alti per essere in questa zona.
Il farming iniziale si è fatto un po' sentire. Mandiamo Flowey. 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 Flowey e non Flowey. Che. Ho scoperto, avete scritto che si scriveva così un po' di tempo fa. Mi sembra giusto mantenere la pronuncia. Attacco rapido, io ti frusto tutto. E va bene così. Che poi. Allora, per dire, piccola cosa. Piccolo, diciamo. Cosa divertente che potrebbe interessarvi, magari. In caso non conoscete gli AU di Undertale, Flowey è spesso rappresentato negli AU come capace di allungare moltissimo le sue radici, ecco. Quindi ci starebbe, secondo appunto gli AU, che Flowey appunto può usare frustata. Cioè, è vero, proprio ho pensato in questo modo. Me lo ricordo per I'm Trying Underfell, che lo faceva, lo dimostravano, e poi Outer Tale, se non erro, ma non ne sono sicuro al 100%, e un altro paio di AU. Che Pokémon era? Non ho letto. Saju. Saju, sì, lo devo cambiare. E devo metterci Wow Flowey. Deficiente io. Beh, non posso lasciare in campo Pokémon che hanno debolezze elementari. Cioè, è un suicidio tattico e non è bella come cosa. Spero di non dover mai fare un suicidio tattico. Cioè, se dovrei decidere di sacrificare un Pokémon per fare in modo che gli altri sopravvivano, perché non saprei chi scegliere. No, dai, ora come ora forse sceglierei Octavio Shane, perché loro sono proprio membri insicuri. Eto rimarrebbe. Eto rimane finché non crepa, quindi va bene. Flowey e Shane invece è possibile che in un futuro li cambi, perché Flowey richiede la pietra foglia, che è un dito in quel posto a trovarla. Perché oggi sto cappellando tanto sugli scambi? Non lo so, sto giocando in modo fair in realtà, se ci pensate. Ah, vai Armstrong, mi voglio dare un po' di allenamento ad Armstrong, su. E da un po' che non lo usiamo, visto che il Bosco Lecce non è purtroppo zona di allenamento per lui. Pistola acqua, pistola acquazza, che fa abbastanza danni, mi è sempre piaciuto. Lo sprite di questa versione è bellissimo, secondo me. Cioè, con quel colore proprio blu, che naturale, al limite, proprio l'innaturale. L'acqua non avrà, non ha quel colore di solito, però, cioè, secondo me ci sta. A me piace, però, mi piace tantissimo. Come anche Giga Assorbimento, vabbè, Assorbimento, quella roba lì. Dai, ciao, ciao Bulletto. Andiamo avanti. Sì, alleniamo il nostro Armstrong, che se facciamo portare al 18, cioè se portiamo al 18, se portassimo Armstrong al 18, cioè posso fare la terza volta, salirebbe di un ottimo potenziale d'attacco. Aumenterebbe tantissimo diventando Crocolaw, non lo so come si pronunci, non ho idea della sua pronuncia purtroppo. Comunque salirebbe di molto. Snubbull, abbastanza forte, un 13, sono 3 livelli sotto il mio. Questo è il modo per vincere Pokémon facile. Un tipo normale in questa generazione, se non erro, l'evoluzione nelle nuove generazioni è di tipo folletto normale. Non ne sono sicuro però che lo sia anche lui. Cioè, non ne sono sicuro perché non ho, cioè, io mi sono fermato a Ertgol. Quindi se vedremo serie Pokémon sul canale sarà fino a Ertgol. Ha usato Buck, va bene, sarà fino a Ertgol. Vedremo mai serie Pokémon regolari sul mio canale, però io vorrei farle, perché comunque, cioè, mi piace tanto. Questo canale è proprio anche retro gaming, però potrei fare anche serie Pokémon proprio a muzzo, ma principalmente credo che terrore retro gaming, ancora i giochi GBA dovrebbero contare con retro gaming. Fatemi pensare, sono due console dietro, cioè due generazioni, che PS2 è retro gaming, PS3 no, quindi Game Boy Color. Poi c'è il DS e il 3DS. Sì, ok, contano come retro gaming. Bene, bene, bene. Quindi posso portarle in teoria ancora. Quindi Rubino, Verde Foglia, Polso Fuoco, Zaffiro, Smeraldo. Vabbè, se porto, se Rubino, Zaffiro, Smeraldo, porto Smeraldo. Polso Fuoco, Verde Foglia è già un po' più difficile da scegliere. Spartaco intanto attacca, manda manchi. Un tipo lotta. E come ho gestito la squadra, se riesco a prendere un tipo fuoco, non credo di aver bisogno del lotta, perché lotta è efficace contro roccia, acciaio e ombra. Ombra posso fare danno normale,
non mi interessa. Punto proprio su andarci di pestaggio o inserire una cosa tipo lotta su qualche altro Pokémon. Mentre invece acciaio e anche normale, normale non mi danno problemi, non ci sono particolari elettori di tipo normale che mi dovrebbero dare problemi. Invece l'acciaio è quello che mi manca, però voglio prendere un Pokémon di tipo fuoco apposta. È terra, è roccia o Armstrong. E basta. Non mi... Se gli sparava magnitudo 10 io me ne andavo. Brutto colpo, te lo meriti. Mi è morto al 17 di Armstrong, è morta una parte del mio cuore. Ne siete consapevoli? Il mezzo cuore si è rotto. Sai dell'animazione di Undertale quando si rompe il cuore? Che immaginatevi che mezzo cuore si è staccato e si è distrutto. Quindi ho mezzo game over screen. Cioè, è morto mezzo cuore. Ho perso anche la mia sardità, comincio a parlare romanaccio. E i romani mi piccheranno a sangue. Pigliati la... No, super pozione, no, è uno spreco. Revitalizzante, utilità, eh. Super pozione sì, perché no, non lo lascio così, lo voglio allenare. Minchia. Mai più contro Diglett, brutta storia. Brutta storia Diglett. Non li voglio più vedere. Ciao Picklicker, sei un allenatore? Lottiamo, voglio allenarmi. Sì. Quanto faccio schifo a fare le facce femminili. Proprio 10-0. Tra 10-0 0 proprio, meno 1. Gira, Picnic Girl, vado in campo Hoppy. Oddio santo, quanto faccio schifo a fare le facce femminili. Non le farò mai più. Comunque Hoppy, Eto, la vostra risposta è proprio un tipo erba per ora. Perché non abbiamo il Pokémon tipo fuoco? Non vedo l'ora di avere un Pokémon tipo fuoco. Ne ho bisogno, proprio, ne ho bisogno matematico. Ho Magmar. Oh, Magmar o Growlithe. No, Growlithe l'abbiamo già fregato perché era tra le prime zone, tipo, a quanto ho capito. Dobbiamo sperare. Cosa usa Bulbasaur? Signori, c'è un Bulbasaur sta tizia. Complimenti, non me lo vuoi scambiare? Ti do un Magikarp. È uno scambio equo. Fidati che Magikarp poi diventa potente. Bulbasaur no, cioè più forte. Ma non devi fare evolvere Magikarp, perché impara una mossa speciale a livello 99, che è incredibile. Non a livello 99 devi portare, no, al 100, se lo porti al 100 poi no, al 99 sì. Che droga prendo? Io che non lo so, è anche la naturale. Boh, ho dei problemi ragazzi, non vi preoccupate, mi seguite per questo, forse, non lo so. Manco avessi registrato tanto oggi. Comunque, cosa sta per usare? Un altro Hoppip. Bella Hoppip. Hoppip. Il bello è che non riesco a dire Hoppip senza fare... Sentite, Hoppip. L'ultima parte. Si sente come se io avessi dato fastidio al microfono. Cioè, è spettacolare la cosa. Boh, vabbè, non si sente perché... Ho sentito bene l'audio, però io sì, perché... Cioè, non dovrebbe sentirsi tanto, perlomeno. Però è spettacolare il fatto che io non riesco a dire Hoppip senza dovermi allontanare di 25 centimetri. Direi 2 metri, però è falso, non puoi allontanarmi di 25 centimetri. Quindi... Beccatozza. Ah, la musica delle battaglie però è bella, non mi stufa mai. Mi piace tanto. Ok, livello 16, già Picnic Girl ha perso la sfida. Ah no, non posso proprio vincere. Ok, basta. Basta, ci saranno le serie in cui farò voci femminili, ma non è questo il momento. Pensione Pokémon, giusto? Giusto. Pensione Pokémon, allora io potrei pensare di tenerci qua dei Pokémon. Ok, perché? Per un motivo molto semplice. Prima di tutto, tu sei stata la grande delusione. Uno tra i Pokémon è Ziz e l'altro Snow. Perché sono due Pokémon che possono essere oggettivamente di rimpiazzo per la mia squadra. Quindi posso lasciarli. Allora, penso che conosci la storia delle uova. Stavo chiudendo i Pokémon con mio marito. Bla bla bla. Cosa troviamo? Un uovo. Incredibile, vero? Sì, ti do ragione. Quale vuoi che accudisca? Ti pigli. No.
Zinz, che sono maschio e femmina. Non spero tanto. Genitore, il tuo snow ha ancora bisogno delle nostre cure. Se vuoi dietro di tuo Pokémon ti costerà... No. Ah, benissimo, torno a trovarci. La domanda è, mi prendete due o solo uno? Sono il padrone della pensione Pokémon, conosci la storia delle uova? Sì. Ok, controlliamo un uovo. Incredibile, vero? Vuoi che accudisca uno dei tuoi Pokémon? Sì. Quale vuoi che accudisca? Ti prendi Zinz. Perché così in futuro loro mi faranno livell appare in modo automatico. Ok? E in futuro così non dovrei avere problemi io. E Zinz che hai lasciato con il padrone della pensione? Nessun interesse per Snow. Per fortuna, figliolo. Cioè, no, più che altro Zinz, cara. Cioè, se ti piaceva Snow c'era un problema di base. Va bene. Comunque, andiamo qui sopra. Cosa vuole questo? Controllo se ci sono individui sospetti. Va bene, controlla pure. Un altro percorso? O sempre 34 questo? No, sempre 34. Credo nelle mie capacità come allenatore di Pokémon. Vuoi vedere? Credi anche tu nel cuore delle carte? No, siamo su Pokémon. Credi anche tu nel cuore delle carte? Ok. Toto campeggista, manda in capo Psyduck. Ah, Psyduck non è male, fai bene a credere te stesso. Vai Armastrong. Va bene. Non so perché mi è uscita tipo così Armastrong, però ok. E questa è la squadra che dovrà essere per ora regolare, quindi 4 Pokémon. Sono un po' pochi, però non male. Ditto per ora non lo utilizziamo, cioè non lo voglio utilizzare Ditto di base. Poi magari se proprio sarò costretto, mi crepano tutti, lo uso. Perché non è così forte. Probabilmente quei Pokémon, cioè io vorrei, se ce la faccio, fare sta cavolo di Radlock senza perdere un Pokémon. È uno dei miei obiettivi. Quindi quei Pokémon spero che non dovrebbero, cioè non dovrebbero essere in teoria usati. Quindi vediamo. Non ho fatto un buon lavoro, eh? No. No. Ok, siamo arrivati a un'ennesima palestra. Oh, la musichetta. Che palestra? Cioè, palestra, no. Città, Fiordoropoli. Parliamo con la tizia, perché non mi ricordo cosa c'è. La torre radio Fiordoropoli è un punto di riferimento. Ora sto facendo una campagna promozionale. Ti modifico il Pokéghiaccio perché si possa usare anche come radio. Ok, questa era importante come cosa. Ok, tutto curiamo i Pokémon di base. E poi facciamo un mezzo giro per la città, perché non mi ricordo più cosa ti davano. Però questa musichetta mi ricorda qualcosa. Non so cosa, però vabbè, mi ricordo che ci ho passato un po' di tempo. A Gennaro! E là, Leone! Sono Gennaro, come va lì? Vuoi lottare con me? Vedrai che non andrà come la volta scorsa. Ci vediamo a percorso 30, click! Sta cazzo che torno dietro a te, Gennaro! Ok, dai, andiamo. Ogni povero Gennaro. Povero Gennaro, lo tratto sempre male. Ma qua era in vendita. Tanta roba. C'erano degli elementi forti, mi sa. Erano nel penultimo piano? Terzo, forse? Qua. Conta come città, quindi posso catturare un Pokémon qui, ricordatevelo. Vediamo cosa c'era. Qua forse c'erano gli MT. No, qua c'erano potenziamenti che non gli do ora. Devo studiarmi le statistiche dei Pokémon. Forse erano qui le MT. Compra. Pugno elettrico, ok. Pugno ardente, pugno di ghiaccio. Attacco che può far tentennare. Allora, io piglierei pugno ardente. Non so che lo puoi imparare, però è per il futuro. Di base, è una cosa per il futuro. Vediamo se qualcuno lo può già imparare, non ci credo neanche morto, però. Fuoco pugno. Questo è fuoco pugno, un Pokémon, sì. Shay lo potrebbe imparare, però Shay non è detto che rimarrà sempre nei nostri cuori, eh. Ok, saliamo all'ultimo piano, non mi ricordo se c'era qualcosa. Forse c'era la torre, c'era la radio. Non lo so. Se sei stanco, prova le bevande. Ah, le bevande. Si piaceranno anche i tuoi Pokémon. Sì, ok. Il resto non mi. Non c'è vendita pietre qua. Ve lo posso dire per certo perché ho controllato. Il sotterraneo. Il sotterraneo cosa c'era? L'otto c'era anche. Ah, no, il sotterraneo. Sì, è vero, il sotterraneo c'era qualcosa. C'era la cosa di Macho. Macho. Non mi ricordo se parlandoci. Forse più avanti. Sì, forse più avanti potevi far spostare parlando di Macho, gli Machoke
i sassi. Qua c'era un evento, mi ricordo cosa, però c'era un evento. E poi recuperavi tutta la roba. Vabbè, andiamo al piano terra. Non mi ricordo dove si trova la cosa. Vabbè, questo c'ho, me lo farò io off camera, insomma, la zona qua. Però gli acquisti, poco pugno, però volevo farvi vedere, l'ho preso. Cosa c'è? Il paese dei balocchi, casino di Fiordoropoli. Qual erano le vincite a Pokémon? Ti servono dei gettoni? O ti manca un salario per i gettoni? Lo so. Qua c'è il casino. Potrei arrivare alla chiusura completa sul casino, vi avverto. Per le vincite, se ci sono Pokémon. Ingresso sotterraneo, no? C'era una zona che ti davano Pokémon qua per il casino. Signor attore, ti do un numero che ti sarà utile, ok. Il numero di Bill. Ah, Bill è quello del Pokédex. Mio fratello maggiore Bill ha creato il sistema memoria Pokémon. No, è Pokédex dei computer. Collezioni Pokémon, mio figlio Bill è un esperto. Ora è dovuto andare al centro Pokémon di Amarantopoli. Lo incontreremo di sicuro ad Amarantopoli. Ok, perfetto. Ora, però il casino, non mi ricordo se c'erano dei guadagni da prendere al casino di base. Spero di sì, però non mi ricordo. Se tratti bene i tuoi Pokémon, ti vorranno bene a loro volta. Fammi vedere il tuo Totodile, è proprio carino. Grazie. Perdo sempre, i miei Pokémon lottano fino ad essere esausti. Forse è per questo che non piacciono i miei Pokémon. No, perché dovresti dimagrire, figliolo. Un pirla. Cosa c'era qui? Il mondo è una pista ciclabile. Negozio bici. Ti davano bici gratis qua. Non lo ricordo più. Sì, dopo aver spostato il negozio qui non vedo più nulla. Puoi andare un po' in bicicletta per fare pubblicità? Sì, ecco, grande. Dammi il nome e il numero telefonico, ti presterò una bicicletta. E vai. Ok. Perfetto, abbiamo la bici finalmente. Potremmo muoverci un po' più veloce. Questo è importante. Zaino. Andiamo, bicicletta, seleziona, anche se non so minimamente come fare a attivare in modo automatico, è una cosa che mi studierò più avanti. CTR? No? Q, W? Allora, io uso Zeta X. Vabbè, lo scopriremo un altro momento. Usiamola. E facciamo prima. Na 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 na. Na 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 na. Stazione, non potevamo ancora entrarci. Quello che è un membro del Team Rocket. Questa è la torre radio, che poi Moscas, mamma. Na 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 na. La palestra. Che tipo è? È una palestra chiara. Carina, troppo carina. Però non mi dice il tipo, forse è normale? Plausibile. Ah, ingresso sotterraneo, ok, già sentita. Giudice onomastico. Fate vedere i nomi dei vostri Pokémon. Ok, questo glielo potrò cambiare il nome di Paras e darglielo quello che avevo deciso. Con Notamus, alla fine lo chiamerò così. Cosa c'è qui? Controlliamo e poi andiamo a concludere l'episodio. Una volta durante la lotta il mio Pokémon non poteva più fare nessuna mossa. I punti potenza PP delle sue mosse erano esauriti completamente, ok. A volte un Pokémon strano può non essere in grado di usare le sue mosse. In questo caso rimetti lui stesso in un centro Pokémon usando uno strumento. Sì, lo so, grazie. Voglio bene anch'io. Perfetto, andiamo a recuperare il coso del Pokégear e poi chiudiamo? Va bene. Qua, annaffia qui e annaffia là. Ok. Quando ha annaffiato l'albero che si muove sul percorso 36 ha preso a saltare. Ok, credo che sia un Pokémon, ma solo uno forte come il nostro capopalestra. Una forte come il nostro capopalestra Chiara può batterlo. Ok, qui non mi dai ancora il coso, interessante. Perfetto, andiamo. Non alla palestra. Andiamo qua. Se ce la faccio recupererò nel prossimo episodio un salvadanaio, sicuramente. Ok, benvenuto. Vediamo se mi passa l'app. Ciao, sei qui per lo show del numero fortunato? Puoi vincere con il numero di identità dei tuoi Pokémon. Se hai fortuna puoi vincere un bel premio. Il numero di identità di questa settimana è 36.134. Vediamo se corrisponde. No, io non ho mai vinto nulla qui. Peccato, neppure un numero corrisponde. Esatto. Partecipa a un quiz che si sta svolgendo proprio ora. Se rispondi correttamente a 5 domande vinci la scheda radio. Se inserisci nel Pokégear puoi ascoltare la radio quando vuoi. Vuoi partecipare al quiz? Ok, domanda 1. Si può vedere la mappa città nel Pokégear? Sì. Esatto, domanda 2. Nidorina può essere soltanto femmina? Nidorina? Sì. Giusto, domanda 3.
Franz, per produrre le Pokémon usa le bicocche. No, le bicocche. Ok, finora è tutto ok. Domanda 4. Magikarp non può imparare alcuna mossa MT, è vero? Sì. Non ne può imparare nessuna, può imparare solo azione per livello. Il Pokémon Talk del Professor Arc è un programma molto seguito. Lo presenta insieme a Marie? Sì, non lo so. Cioè, non ho idea, ancora non ho letto la cosa del Pokémon Talk, non mi ricordo più troppo di troppi anni. Ok, va bene. In teoria potrei saltare, potrei trottlarlo, si chiama, no? Perché attivo il trottler. Però no, perché fa brutto, si sente male, l'avete sentito due volte, va, perché ho premuto due volte per sbaglio la cosa. Quindi sì, sì. E poi l'ultima è no. Ok. Na 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 na. Ok, vado a finale. Poi ho notato che il professor Oak è un programma molto seguito. Ho presente insieme a Marie? No. Perfetto. Grazie. Ci avete complimenti, hai vinto la scheda radio. Credo vagamente che ci sia scritto qua. Sopra, in alto. Va bene. Funziona con la radio, ascolta i nostri programmi. Lo farò di certo. Radio Fortuna, vinci con numeri di identità dei tuoi Pokémon. Scambi i Pokémon per avere più numeri di identità. No? Cosa mi dicono? Arriveranno nella radio e faranno aumentare i Pokémon. Interessante. Vabbè, ragazzotti, nel prossimo episodio probabilmente andremo ad affrontare la palestra al 90%, sì, credo di sì. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, un po' più lungo del solito. Qua da allora è tutto, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Ciao a tutti!